Little Nightmares, un capolavoro horror di rarissima fattura. Si svolge in una struttura gigantesca sottomarina, fatta a misura di esseri giganteschi rispetto alla protagonista Six, che invece è una bambina minuscola che dovrà sgattaiolare tra i giganteschi immobili, corridoi e tubi, in mezzo a creature gigantesche senza farsi vedere. Il gioco è infatti basato sull'idea delle paure dell'infanzia. Gli incubi che vengono fatti da bambini sono tutti ripresi in questa serie. La protagonista è piccola e impotente di fronte a dei mostri infinitamente perturbanti e incomprensibili, così i bambini vedono gli adulti, un mondo pericoloso e mostruoso, c'è poca luce e anche uscendo all'esterno c'è sempre buio e si ha la sensazione di essere al chiuso comunque. E tutto si svolge come se fossimo in una gigantesca villa estranea. Non possiamo a questo punto non parlare dell'influenza più grossa di questo gioco, ovvero sia le opere di Miyazaki, specialmente La città incantata. I mostri infatti riprendono esplicitamente quel design non a caso, sono sì umanoidi, abbastanza ad evocare il senso del disturbo e non abbastanza ad essere rassicuranti, sono giganteschi perché gli spiriti sono più grandi degli umani e il terrore di venire mangiati da questi esseri giganteschi, esattamente come Chihiro teme di venire divorata, ma ancora più terribile il terrore di trasformarsi in uno di loro, che un tempo potevano essere umani, come Chihiro che ha visto i suoi genitori diventare sempre più simili ai maiali, proprio mangiando si trasformano, e ci torniamo dopo su questa cosa. Lo stesso Caretaker, primo nemico che ha le braccia lunghissime ma le gambe piccolissime, è palesemente ispirato a Kamaji e nella sua stanza tutto è enorme ed è lungo per questo meccanismo, dettagli semplici che però sono perfetti. Uno dei temi più fondamentali della città incantata è quello dello sfruttamento del lavoro, che Miyazaki mostra attraverso la vita di Chihiro e il suo contratto spirituale. E anche qui noi vediamo la realtà dello sfruttamento e delle disuguaglianze economiche. I bambini sono magri e poveri, mentre gli ospiti e i cuochi di Little Nightmares sono talmente obesi da essere morbosi. C'è qualcuno che mangia così tanto che potrebbe sfamare centinaia di persone che invece muoiono di fame, e questo non sarà mai giusto in qualsiasi sistema etico. E questo viene metaforicamente rappresentato dal fatto che i ricchi letteralmente mangiano, quindi uccidono mangiando, i poveri. I piccoli gnomes, anche loro simili agli spiritelli della fuliggine della città incantata, che in modo identico trasformano il carbone nel forno, sono sfruttati eternamente senza alcun compenso. La morale di Little Nightmares mostra che la classe dominante borghese divora letteralmente l'anima e l'essenza vitale, ossia il tempo, dei suoi lavoratori. Questo sfruttamento lavorativo si prende letteralmente tutto, corpo, anima, energie e vita, infine, delle sue vittime. Ed è infatti quello che vediamo nella stanza delle scarpe, una zona completamente piena di scarpe. A chi appartenevano? Che ci fanno così tante scarpe vecchie accumulate senza un padrone? È un riferimento palese all'olocausto che uccise così tante persone che i loro segni, come le scarpe accumulate, gli oggetti e così via, venivano accumulati in giganteschi magazzini. Un terrore così grande che è difficile concettualizzarlo. Un altro tema di sfruttamento che in particolare Miyazaki comunicava nella città incantata era lo sfruttamento sessuale, in particolare con connotazioni pedof, parola proibita su YouTube, in senso di condanna. Infatti nella Bathhouse non era raro trovare prostitute. Chihiro è una ragazzina obbligata a fare dei bagni a uomini giganteschi molto più vecchi di lei. La famosa scena dello spirito del Ravanello ricorda sia lo stalking sia la molestia sessuale a parecchi spettatori, non è un caso. In questo caso, ricordiamo la trama di Little Nightmares. Una ragazzina molto piccola, minuscola, in mezzo ad orde di uomini anziani infinitamente più forti fisicamente ed economicamente di lei, che cercano in tutti i modi di afferrarla e divorarla letteralmente e metaforicamente. Non è un caso che la cattiva finale sia vestita come una geisha, una ex lavoratrice che basa tutto sulla propria beltà per un pubblico di ricchi uomini e che ora gestisce lo sfruttamento per simile per ragazze giovani. Ora che la sua bellezza sta sparendo, la deve nascondere dietro ad una maschera. Il primo nemico è il Caretaker, che sarà anche il più difficile da sconfiggere, quasi come se fosse lì per addestrarci a quello che verrà dopo. È cieco, ma ha un udito molto fine, cosa che però potremmo sfruttare a nostro vantaggio usando il rumore assordante, fino a privarlo delle sue braccia. I secondi nemici sono i cuochi gemelli, che invece ci vedono, ma sono goffi e incapaci di raggiungerci con le loro tozze braccia, e dovremo sgattaiolare in mezzo alla loro cucina. Il terzo nemico sono loro. Gli ospiti. Questi esseri infinitamente obesi, avari, vengono qui alle Fauci per mangiare, ma tutti quelli che entrano non tornano mai più. Che cosa c'è di così desiderabile qui da spingere questi ricchissimi uomini a rischiare la vita? Qui questo insieme infinito di moderatori di Discord e anitubers fanno la fila e i loro passi talmente obesi che fanno tremare il pavimento e qui si ingozzano come pazzi. E dobbiamo far notare che il loro non è un mangiare per sfamarsi, è un mangiare per soddisfare unicamente il gusto ed è possibile vederli rigurgitare il cibo, accumulare piatti su piatti su piatti di roba nonostante i loro corpi siano già abbondantemente pieni di glicogeno e lipidi per i prossimi 4 secoli.
quando vediamo queste creature totalmente schiave dei propri stomaci e del senso di fame, ci rendiamo conto del perché è giusto che la gola sia un peccato capitale, che spesso viene tanto sottovalutata. Dice, vabbè, gli altri sono gravi, ma quella no. Guardate questo, perché riduce l'uomo ad una bestia. Ora, c'è qualcosa di particolare. Le scarpe che abbiamo visto prima sono troppo grandi per Six e gli altri bambini, ma sono perfette per gli ospiti. Inoltre vediamo che gli ospiti hanno davanti del cibo ben cucinato e condito, di una carne che evidentemente è di bambino, l'abbiamo visto nelle cucine. Eppure, appena ci vedono, subito cercheranno di divorarci crudi. Come mai questo? La risposta è questa. In questo luogo vengono a divorare qualcosa che in nessun altro ristorante si produce. Vengono a divorare il corpo e l'anima dei bambini. Sono disposti a tutto per venire qui e probabilmente sanno anche che rischiano la vita. E infatti noi intravediamo gli ospiti che dopo un po' vengono a stordirsi in mezzo ai fumi, presumibilmente dell'oppio, e poi si addormentano. Dietro i bagni troviamo dei falsi specchi, quindi c'è qualcuno che sta vicino a loro ad osservarli, come a rubarne l'energia. Ed infine vediamo i cuochi macellare anche della carne di qualcosa di troppo grande per essere un bambino, proprio nelle stanze degli ospiti. È una catena alimentare. Gli ospiti mangiano i bambini e gli ospiti sono mangiati dalla Lady. Gli ospiti non sono qui per del semplice cannibalismo, loro vogliono divorare l'anima stessa. Più fresca è l'essenza, meglio è. Per questo preferiscono una bambina ancora viva. È tipo Promised Neverland. Lo stesso colore dell'impermeabile di Six non è casuale e a molti ha ricordato It, Greta Thunberg, Coraline, insomma numerose figure molto giovani che affrontano un grandissimo male con coraggio. Il colore giallo, il giallo, come spiegato dalla youtuber Abit Frank, è infatti un colore che nella simbologia rappresenta, come sappiamo, la paura, per questo è così diffuso negli horror, e il giallo fa da contrasto con gli ambienti spenti, freddi dell'orrore, creando un senso di questo è un piccolo barlume di speranza che può attrarre però tutti i mostri, motivo per cui genera in noi il senso di aspettativa che accadrà qualcosa di brutto a chi indossa il giallo. Alla fine Six arriva alle camere della Lady, dove si sente cantare di fronte ad uno specchio rotto. Tutti gli specchi sono rotti, perché quando noi rompiamo un vaso, subito la cantilena smette. E guardando indietro, vediamo che la Lady è sparita. Questa è una regia videoludica fatta bene. Non ti dicono niente, ma hai già capito tutto e sei già in tensione. Six a questo punto verrà inseguita dalla Lady fino a trovare l'ultimo specchio e ritrovarci nello scontro finale. La filosofia finale di questo gioco è che l'intera trama è basata sulla mitologia freudiana e sull'idea junghiana di grande madre. In tutta la serie è ricorrente il tema della fame, una sensazione mordente, orribile, che ti paralizza. Tutti i personaggi cercano di mangiarsi tra di loro, dalla piccola sanguisuga alla terribile Lady. Persino Six è colta dalla fame e per questo divora cose sempre più gravi. Prima la salsiccia, poi un topo morto ed infine, quando un piccolo gnome le offre della carne, lei salta addosso al gnome stesso, mangiandolo vivo. La fame è il mezzo con cui ogni essere vivente si mantiene, con cui contrasta l'entropia. La fame è il nostro modo di sopravvivere quindi alla morte. Eppure per farlo dobbiamo disseminare morte, mors tua vita mea. Dobbiamo uccidere animali e piante perché noi possiamo vivere ancora. E anche se non mangiassimo né animali né piante, dovremmo comunque distruggere altro. Per sopravvivere noi dobbiamo aumentare l'entropia generale, per diminuire quella interna a noi. L'intera serie si basa su due figure femminili. Una è al fondo delle fauci, che deve risalire, è oppressa, e una in cima, che tutto divora. La grande madre è l'origine non solo della vita, tutti noi nasciamo da una vagina, ossia una bocca, ma in generale della vita stessa. Per questo la dea della natura è sempre femminile. La terra, Gea, stessa lo è. O Gaia, che dir si voglia. Tutti nasciamo dalla terra, gli animali, le piante, e tutti alla terra torniamo. La sepoltura, la decomposizione, la gravità. La grande madre nelle mitologie è quasi sempre sia meravigliosa sia terribile. Dona la vita, ma per questo può riprendersela e prima o poi se la riprende. Anche la morte è quasi sempre una figura femminile, perché sono due facce della stessa medaglia. Noi emergiamo dalla terra. Il ventre era la non esistenza. Tu non esistevi prima di nascere. E hai il terrore di tornare a quello stato. Per questo la figura maschile è segretamente spaventata dalla donna. E questo, puta caso, lo vediamo psicologicamente nella vagina dentata che divora l'uomo ed è l'idea di rimanere incastrato, riassorbito, divorato, ritornare al ventre. Nel regno animale, le specie che praticano cannibalismo lo fanno quasi sempre in senso di femmina che divora il maschio, quando questo non è più utile. Quasi sempre nel regno animale è la femmina la più grossa delle due. La serie stessa si svolge nelle fauci, è una gigantesca struttura sottomarina strutturata come un animale, e noi dobbiamo penetrare le fauci, farci divorare, morire metaforicamente, e poi risalire fino a rinascere. Questa è una storia di lotta tra due donne, due divoratrici di mondi, e le fauci sono troppo piccole per tutte e due. Six, man mano, abbandona la sua innocenza divorando. La Lady invece è ormai vecchia, per questo rompe lo specchio, che mostra la sua anima, un'anima corrotta come vediamo nel riflesso, è il ritratto di Dorian Gray.
per citare il mio amico Noro Wolf, che poi lo specchio è lacanianamente il mezzo con cui noi costituiamo lo stesso io, e lei invece evoca soltanto ombre junghiane. Ci torniamo dopo, eh? Six usa lo specchio per mostrare il riflesso della Lady alla Lady stessa più volte in una danza, fino a sconfiggerla, e quando la Lady è esamina a terra, Six compie l'estremo atto, la divora e assorbe il suo potere, la capacità di divorare l'energia degli esseri attorno a lei, e così scende nella stanza degli ospiti, i quali cercano di divorarla, ma vengono divorati da lei, che è sempre più forte, fino ad uscire dalle fauci, osservata da tutti i nomini che ha abbracciato. I piccoli incubi non sono solo i bambini, che strisciano presso il muro per non farsi vedere dal mostro che si sta specchiando nel frattempo. Il mio primissimo incubo, che ero appunto piccolissimo, era proprio questo. Il piccolo incubo siamo noi, il protagonista. E infatti, il punto di vista di questo platform è simile a quello che, secondo gli sviluppatori, è qualcuno che gioca con una casa di bambole. Il DLC è un midquel, si svolge parallelamente e ricopriamo i panni di Seven, un ragazzino che non sembra affetto dalla fame, essendo maschio non avrebbe simbolicamente senso, e lui cerca di evitare il caretaker e più volte incrocia il cammino con Six, fino ad affrontare il boss finale, ossia la nonna. La nonna è una figura anfibia, tu non la vedi, ma ritrovandoti di fronte ad un sacco di acqua da attraversare, sai benissimo che c'è qualcosa che non va, che qualcosa cercherà di portarti sotto. Noi la nonna neanche la vediamo eppure fa paura. Orrore lovecraftiano ben fatto. La talassofobia è un tema costante in questo gioco. Le fauci stesse ci ricordano che l'abisso, il 70% della superficie terrestre, rappresenta il subconscio umano. La nonna è stata esiliata qui, ed è probabile che fosse la precedente proprietaria delle fauci, spodestata dalla più giovane Lady, come un tempo Six ha spodestato poi lei. Ora, esiste una teoria secondo cui Six sia la figlia della Lady, e la Lady sia figlia della nonna. Questa teoria è stata basata sul fatto che ci sono dei quadri, nelle stanze della Lady, in cui si vede lei stessa con sei bambine, una delle quali estremamente simile a Six. Questa teoria è stata ufficialmente smentita dai creatori. E io vi volevo dire che non importa che Six siano madre e figlia. La Lady è la madre di Six da un punto di vista simbolico, non letterale. La Lady è una madre che freudianamente tutto divora e Six, per uccidere questa figura materna, deve diventare come lei. E non è detto che comunque le due non si conoscano, magari non sono figlie, però il quadro comunque rappresenta delle conoscenti, non lo sappiamo. In ogni caso, la Lady è la classica strega che mangia i bambini per rimanere giovane in eterno. Il capitalismo, visto che oggi sappiamo che certi miliardari vorrebbero il sangue di giovani lavoratori per fare delle trasfusioni. Alla fine Seven arriva dalla Lady, la quale è capace di evocare bambini ombra, ci torniamo dopo su questa cosa, e cattura Seven e lo rende un nomino, lo stesso nomino che con innocenza donerà il pezzo di carne a Six e sarà divorato. Questo fato era predetto dal fatto che lui lavora insieme ai nomini e l'ombra dei nomini è quella dei bambini. Sono infatti la classe sfruttata e sono gli unici innocenti, che non divorano come parassiti altri esseri viventi. E ora parliamo di Little Nightmares 2, in cui il protagonista è stavolta un maschio, Mono, il cui volto è coperto da una busta, esattamente come il primo boss del livello forestale, il cacciatore, un killer spietato che con un solo occhio, un polifemo da cui dovremmo fuggire. E troveremo intrappolata, a suonare il carillon, una piccola Six, e sfondando la porta a mo' di Shining la salveremo. Il gioco è un co-op in single player, con Six gestita da una AI che ci aiuterà. Mono e Six faranno parecchio handholding e supereranno molte difficoltà. Ora, se il tema del primo gioco era la fame e l'oppressione di classe, il secondo gioco ha come tema quello della sorveglianza governativa. I livelli sono basati su paura infantile, basata a loro volta sul superio e l'idea di venire controllati nel proprio comportamento. Abbiamo una scuola piena di bulli e soprattutto la terrificante mensa per tanti bambini del vero inferno, e questi bulli hanno una testa vuota, letteralmente si rompe come niente ed è vuota. Nella scuola c'è la maestra, una figura violenta, ossessiva, dal collo allungabile, altra figura che spaventa i bambini. La maestra è colei che ti insegna come vivere. Poi si passa all'ospedale, un altro luogo terrificante, specie per i bambini. Un ospedale che ci viene fatto intendere essere di tipo psichiatrico, a giudicare dalla sedia elettrica, dalle camicie forzate, i numerosissimi esami al cervello, qua sicuramente lobotomia e frenologia erano all'ordine del giorno ai tempi antichi. Ricordando la schizoanalisi, la psichiatria viene usata come strumento delle élite in questo caso, per stabilire quali pensieri sono sani e quali sono malati. Ti insegno come pensare. E poi si parla di televisione. Tutti gli abitanti sono ipnotizzati, guardano continuamente la TV, nonostante questa trasmetta statico, e pur di guardarla si buttano dal balcone, si fanno del male, si trascurano. Insomma, siamo palesemente in Italia, quando un pugno di persone danno pedata ad un pallone. Tutti ipnotizzati. Il televisore si mostra come vivere,
E il cattivo è il Tin Man, che vive nella torre più alta, che trasmette tutto. Il Tin Man può con la TV andare in qualsiasi casa, osservando e catturando chi lo desidera. È tipo l'enigmista di Batman. È una palese critica al totalitarismo. E questo è un leitmotiv che abbiamo già visto nel precedente gioco. Il tema dell'occhio omniveggente, massonico, era ovunque. L'occhio che ti vede e ti osserva e ti paralizza con un faccio di luce. Medusa, la paralisi e l'erezione, e il terrore che ti blocca, lo sguardo degli altri e del loro giudizio. Quando noi dobbiamo distrarre il caretaker, dobbiamo usare una televisione. E subito il caretaker, come ipnotizzato, si avvicina e resta attaccato alla TV, abbracciandola. La morale è che la televisione ipnotizza e rende catatonica la coscienza, e il Tin Man è colui che ha il monopolio di tutte le trasmissioni. Lo avevamo già intravisto nel DLC, tra l'altro, a comparire nella TV, c'era foreshadowing. Il cacciatore è l'unico che non è sotto il gioco del Tin Man, e infatti vive nella natura, la sua foresta è piena di televisioni rotte, tanto che l'elemento di disturbo per il cacciatore, cioè mono, è stereo, arriva quando una TV si accende, e la televisione non funziona più, quindi. E la nonna viene uccisa da un televisore, tra l'altro. Ora, attenzione, perché la filosofia di Deleuze è ancora più evidente da un punto di vista simbolico in questo secondo capitolo. Deleuze infatti parlava del concetto di corpo senza organi nel contesto della schizopolitica. Secondo Deleuze, il desiderio è ciò che caratterizza l'umanità. Noi siamo macchine che producono desiderio e formiamo relazioni con qualsiasi cosa e tra qualsiasi cosa. Non solo è Tizio che desidera X, ma è X che desidera Y, desiderio disincarnato, distribuito. L'uomo produce desiderio, ma la società che ti osserva gli occhi ti impedisce di vivere questi desideri, reprimendola, la maestra che ti bacchetta, no? L'inevitabile processo che la modernità spinge è quello della deterritorializzazione, con cui noi perdiamo le nostre identità rigide e diventiamo liquidi, distribuendoci nelle cose e nel contesto linguistico. Diventiamo corpi senza organi. Questa cosa, che doveva essere positiva, attenzione, viene pervertita nella serie, dove il principio di piacere viene portato talmente all'estremo fino alla perdita dell'identità. E cosa troviamo in coloro che si sono lasciati andare al principio di piacere? Nella foresta vediamo i parenti del cacciatore, che sono diventati un prodotto di tassidermia, trofei di caccia, fantocci, e la tassidermia in molti killer è una perversione, ricordiamolo. Nella scuola vediamo i bambini che sono vuoti, sono fatti di porcellana, di argilla. Nell'ospedale vediamo dei manichini fatti di protesi senza un corpo, body without organs, e appena li vediamo, spontaneamente cerchiamo di evitarli. Per il terrore puro bartoniano. E tra l'altro sono corpi che appena li illumini si bloccano, di nuovo la luce è il pericolo per chi vive nell'ombra. E vediamo gli spettatori che sono senza faccia. Sono corpi che hanno tutto, hanno perso del tutto la loro identità. Eppure in questo loro disperdersi e destrutturarsi sono asserviti all'ordine del Tin Man. Sono distrutti senza ricostituirsi. Nichilismo passivo. Inoltre, Little Nightmares, tra le paure infantili, ha anche la paura del diverso, che gli occhi di un bambino può far paura. L'obeso dottore, il cacciatore guercio, il caretaker, il malato, il cieco, Six viene catturata alla fine dal Tin Man, mentre Mono riesce a sfuggirgli e dopo una coincidata fuga nel treno, Mono resta ferito, zoppo, come il Tin Man, e a questo punto i due si ritrovano sotto la pioggia per strada ed è tempo per lo scontro finale e Mono si toglie il cappello. Il Tin Man cerca di usare i suoi poteri su Mono, ma Mono, concentrandosi, è capace di respingerli e usarli contro il Tin Man fino a distruggerlo. Il figlio, freudianamente di nuovo, non letteralmente, sconfigge il padre, diventando come lui. Ottiene i poteri del Tin Man, che permettono di manipolare lo spazio e il tempo, per questo tutti i palazzi sono distorti e il Tin Man si poteva teletrasportare come Mono si teletrasporta ora verso il palazzo, dove c'è un sistema di stanze non euclidee. Mono segue come una sirena la musica del carillon di Six fino a trovarlo, ma questo viene subito afferrato da una mano gigantesca, quella di una distorta Six. Come tutti è stata distorta e mostrificata, è diventata grande, diventare grande, perdere l'innocenza, diventare adulto, sia mostro contro cui i bambini sono impotenti, perché il male è spesso più di successo del bene in questo mondo, è più potente. Mono cerca di portarla via, ma lei è ipnotizzata da quella melodia. L'intera trama di Little Nightmares è basata sull'escapismo. Scappare in mezzo alla foresta stile Skazinski, scappare nel Moe, scappare nel proprio riflesso, rifugiarsi in acqua, scappare nella televisione, nella musica, scappare dai propri problemi, dimenticarsi di vivere. Mono quindi inizia a distruggere il carillon, venendo inseguito dalla stessa Six, ma nel distruggerlo lei ritorna normale e i due scappano dalla Lovecraftiana mostruosità, che è realmente la palazzina della televisione. È un blob di occhi, di nuovo Lost, siamo sempre osservati, gli occhi dappertutto, che cercano di divorarli. Six salta dal dirupo e anche Mono, e i due si prendono per mano per l'ennesima volta. Mono è appeso un filo, solo ora Six lo vede in faccia per la prima volta e dopo aver visto il suo viso lo lascia cadere. Lunga vita al re. A questo punto Six se ne va e scopriamo che poi vedrà il biglietto delle fauci,
Little Nightmares 2 è quindi un prequel, non un sequel. Ed è qui che Six ha ottenuto il suo impermeabile, retconando il precedente prequel, ossia Very Little Nightmares, in cui una bambina, con impermeabile giallo, si infiltra in una villa che sta su un dirupo, dove vive la Pretender, una sorta di pseudo-erede della Lady, che vive in mezzo alle bambole, di nuovo i corpi senza organi, senza anima, sono zombie filosofici, ossia corpi che non hanno autocoscienza, sono NPC, dei robot, elettori di Donald Trump, corpi senza cervello. La storia poi mostra la Pretender inseguire la bambina, aiutata da un'altra bambina. Alla fine la protagonista muore e il suo impermeabile viene preso dall'altra ragazzina che presumiamo essere Six. Oppure questa è un'altra ragazzina intermedia che poi a sua volta perderà l'impermeabile, chi lo sa, può essere tutto. Quello che sappiamo è che Six sarà poi presa da questo psicopompo e portata nelle fauci. Ora, molti pensano che Six sia l'antagonista di Little Nightmares 1 e 2, che sia sempre stata cattiva e che abbia agito per crudeltà verso Mono, ma non è così, e lo scopriamo per via del finale, in cui Mono, rimasto da solo e tradito dalla presumibilissima Cotta, si dispera su una sedia, e Mono rimane lì per anni. Cresce, diventa adolescente e poi adulto, sempre più magro, sempre più alto, vestito elegante, diventa il Tin Man, ancora una volta. Il suo potere lo fa vivere al di là dello spazio e del tempo e quindi si forma un loop. Mono diventa il nuovo Tin Man e cerca di fermare se stesso nel passato, mentre Six diventerà come una nuova Lady. Lo scontro futuro tra i due è inevitabile. E i livelli di Little Nightmares 2 sono, guarda caso, 6, 6, e dunque Six non ha agito per crudeltà, lei è stata rapita e torturata dal Tin Man, e ora ha visto che Mono è identico a lui e ha capito che è lui il Tin Man da giovane, ma in questo modo ha cercato di stoppare una profezia, ma in questo modo l'ha iniziata, si è autoavverata, sperando di liberarsene lo ha indotto a diventare il suo nemico. Quelli che dicono che Six è sempre stata crudele, citando il modo in cui se la prende con i bulli o con la manina, governo giallo-verde reference, o famiglia Adam, non capiscono che non è così. Prendersela con una mano già morta non è sbagliato, anzi è comprensibilissimo sfogo verso un mostro che l'ha quasi uccisa, contro i bulli che l'hanno tormentata. Quale essere sociopatico, dopo essere stato quasi ammazzato, non prova rabbia per l'aggressore? Per curiosità, vorrei sapere. Specialmente una bambina. E anzi Mono, quello più maschile, più forte e quindi che più spesso deve sporcarsi le mani per i due, ma essendo il protagonista ed essendo maschio la cosa viene percepita come normale, mentre Six non è una carnefice, è una vittima, è questo che il gioco ci insegna, la società mette persone innocenti in situazioni difficili dove devono tirare fuori il peggio, e questo lato peggiore è lei, è l'ombra. Nel primo gioco compariva nell'angolo, è una versione fatta di ombra e di statico di Six, statico, attenzione, eh? Ogni volta che lei mangia qualcosa e lei compare si fa sempre più forte, ed è lei, quando Six ha fame, alla fine del gioco, ad indicare le fauci. È l'ombra junghiana di Six, ossia il lato subconscio che viene represso, la fame di impulso, il proprio opposto morale speculare. Tutti noi abbiamo la nostra ombra, e non possiamo eliminarla l'ombra, dobbiamo farci i conti. E se scruti nelle fauci profonde, senza fine della fame sessuale, anche l'abisso scruterà te. Così, tra l'altro, scopriamo che non è colpa delle fauci se Six ha fame, aveva fame già prima. È possibile che un giorno avremo un sequel, perché Bandai Namco ha espresso interesse, visto l'enorme successo, meritatissimo, di questi giochi, però il team originale che si è occupato dei tre giochi è stato comprato da un'altra azienda, quindi non se ne occuperebbero loro, cosa che un pochino mi spaventa e non vorrei che finisce male. Ma il contrappasso rimane una costante nella serie. Il caretaker perde le sue braccia. Il cacciatore muore per il suo stesso fucile. Chi di spada ferisce, di spada ferisce. Un concetto biblico. Il Tin Man viene distrutto dal suo stesso potere. Il dottore nel suo stesso forno crematorio. Sicura reference a Mengele e gli esperimenti. Lo stile di questo gioco è davvero unico ed è davvero interessante ed è rimasto quindi nella mia memoria e per questo ve ne volevo parlare. Vi lascio il link Amazon a Little Nightmares 1 e 2 per PlayStation 4 in descrizione. E se volete potete giftarmi un gioco su Steam che potrebbe venire recensito. Trovate tutto in descrizione. Se i miei video ti piacciono dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche i miei due libri, il mio fumetto e le magliette ufficiali del canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.